Questo è il momento dell'edizione di Studio Internale 2020 in cui presentiamo il numero di rivista Studio che è appena uscito in edicola. Hanno strano, un numero strano, nel senso che è un numero che abbiamo deciso di fare insieme a un ospite speciale che siamo contenti di aver coinvolto in questo progetto, che è Alessandro Borghi, che come primo lavoro fa l'attore, almeno fino adesso ha fatto l'attore. Ma adesso! E che abbiamo il piacere di avere qui con noi. È un numero che nasce da un incontro, quello che abbiamo avuto con lui neanche tanti mesi fa, ed è un numero che ha voluto parlare di incontri. Era già nato così in una fase di mezzo, cioè era un momento in cui avevamo tutti riniziato a incontrarci e sembrava quasi che stessimo tornando alla normalità, e poi invece il periodo in cui l'abbiamo fatto e soprattutto ancora adesso il periodo in cui lo presentiamo è un periodo in cui tutto siamo riusciti a fare tranne che incontrarsi, per cui paradossalmente per noi ha assunto un valore ancora maggiore. Con Alessandro abbiamo scelto i temi, ma abbiamo soprattutto scelto, e siamo partiti lì, le persone coinvolte, quelle intervistate, che ha intervistato lui, gli intervistatori che hanno intervistato le altre persone e degli altri invece persone che Alessandro stima, che stimiamo, oppure che sono dei suoi amici, che hanno scritto delle cose per noi. Per non rendere il tutto incredibilmente autoreferenziale, cioè che ci riparliamo io e Alessandro Borghi, come abbiamo fatto nel numero di Rivista Studio, abbiamo chiesto aiuto a un po' di amici. Uno è qui con noi, che è Omar Schillaci, che è vice direttore di Sky TG24, che insomma farà la parte di quello che fa le domande. Io faccio le domande. Le domande, e poi collegati abbiamo due persone che siamo molto felici di avere con noi, che sono Guido Brera e Salmo. Guido Brera che è facilmente riconoscibile. Guido Brera è quello con la camicia bianca, esatto, e Salmo è l'altro. Esatto. Vestito di merda. Cioè. Esatto. Abbiamo detto a loro: vestitevi da Guido Brera e da Salmo in maniera particolarmente evidente. Guido ha scritto per il numero e Salmo invece una delle due interviste di copertina condotte dall'intervistatore d'eccezione che è Alessandro Borghi. Per cui a questo punto chiederei a Omar di fare una domanda ad Alessandro. Ma partiamo allora, così. Io in realtà vorrei fare una domanda, parto da Alessandro ma faccio una domanda a tutti, perché il titolo, incontrarsi, il termine incontro, ma così come tanti altri termini che adesso stanno venendo fuori in dischi, libri, il contatto, il corpo, la carne, cioè è come un po' se... Anzi, è sicuramente come se avessimo proprio bisogno di recuperare una dimensione che è fondante per tutti e che forse abbiamo riscoperto nella distanza. Sì, diciamo che ovviamente appena si legge, no, la parola incontrarsi, si può pensare che okay, l'hanno fatto per il riguardo al bisogno di incontrarsi. È anche questo ovviamente, ma viene da... c'è un pensiero dietro che è leggermente più interessante, che riguarda un po' quello che diceva prima Federico, nel senso che questa è una collaborazione che è nata in un momento in cui sembrava le cose stessero tornando alla normalità e quindi che tutti quanti avremmo avuto la possibilità di fare questa cosa dal vivo. Cioè, ok, chi intervistiamo? Non vedo l'ora di venire su a Milano, incontrare Maurizio, poi andare a Roma ad Alessandro Michele, stare insieme, parlare, guardarsi in faccia. A un certo punto... Beh, ci sei beccato il Covid e te la sei presa nel culo. Esattamente. e invece è successo un casino, appunto. E a parte che io mi sono beccato il Covid, ma c'è stato tutto quello che è successo dopo, e quindi siamo dovuti tornare indietro. E incontrarsi è diventata di nuovo una cosa che a tutti gli effetti non era possibile fare. E allora abbiamo dedicato il numero come una roba che a un certo punto sembrava essere a portata di mano e poi è ridiventata improvvisamente molto lontana. Ed è una roba che, insomma, io almeno soffro molto perché mi manca tanto quella roba lì del contatto umano e sono molto felice di aver dedicato il numero a questa cosa qui, perché all'interno del numero parlano un sacco di persone che sono molto più intelligenti di me, perché credo che l'intelligenza, la parte interessante dell'intelligenza sia riconoscere quando gli altri sono più intelligenti di te e coinvolgerli in una cosa come questa, e quindi ci sono tante parole molto, molto importanti per quello che stiamo vivendo in questo momento, ma anche per il concetto generale che sia del rapporto umano, che era un po' quello che volevo portare all'interno di questo numero di Rivista Studio. Federico, se tu sei d'accordo, magari potremmo iniziare, e parto da Salmo, nel chiedere come nasce l'amicizia, l'incontro e il rapporto con Alessandro, perché poi si giustifica un po' anche le scelte che in questo numero Alessandro ha fatto. Allora, ovviamente io ho conosciuto Ale, come penso la maggior parte delle persone, da Suburra.
nonostante lui avesse fatto tanti altri film, no? Allora mi ricordo, in poche parole, ti avevo scritto, Ale, perché mi mandavano delle foto di te e di Spadino, giusto? Dove in poche parole alla gente ricordavano me e Mad Men, giusto? Sì, esatto. Beh, c'era una foto tua che era identico a me alla prima stagione di Suburra. Sì, con gli occhiali da sole, sì. Esatto. Ti chiesi tipo, probabilmente magari o mio padre o mia madre deve aver fatto qualche manfrina, probabilmente. E niente, da lì ci siamo scritti e ho iniziato a vedere tutti i film di Ale e sono diventato, prima di diventare amico, probabilmente sono diventato prima suo fan, poi ci siamo conosciuti e ho notato che era la testa di cazzo, quindi... Eravamo perfetti l'uno per l'altro. Eravamo perfetti, sì, ci siamo compensati. Guido, invece la vostra conoscenza, anche questa diciamo è cinematografica, diciamo così. Ah, no, io ho conosciuto Ale che lui non ha conosciuto me nello stesso... Cioè quando io ho conosciuto lui non ha conosciuto me, perché a parte che ero innamorato di Non essere cattivo profondamente, ma poi ero in un teatro e Alessandro stava facendo un monologo e mi ricordo che stavamo cercando l'attore per fare Diavoli e mia moglie mi stringe il braccio e mi dice questo è Massimo. E allora io, come se mi fosse, diciamo, si è levato un po' un velo e in quel momento è come se avessi conosciuto Alessandro. Poi in realtà ci siamo incontrati, ma sembrava che già ci conoscessimo da un sacco di tempo, in un albergo a Londra. Io ero emozionatissimo, come se dovessi incontrare, non so, una fidanzata. E fu bellissimo perché in realtà poi il velo già si era rotto e quindi non ci fu nessun tipo di... diciamo di diaframma tra me e lui. Fu un incontro stupendo, come fossimo proprio vecchi amici. Bello. Io ne approfitto, siccome hai detto un incontro cinematografico e poi loro si sono incontrati per i Diavoli e ancora prima teatro, perché quando abbiamo iniziato a fare il numero con Alessandro la prima cosa che lui mi ha detto, ci siamo detti una delle prime, è cerchiamo però di non fare il numero curato da un attore che sia una celebrazione del cinema, nello specifico del cinema italiano, così ho detto ok, per cui paradossalmente già nella scelta dei personaggi c'è un po' di cinema ma non tantissimo. Poi è venuto fuori che nelle due interviste di copertina, cioè ad Alessandro Michele che è il direttore creativo di Gucci e a Salmo che abbiamo qui con noi, entrambe le persone che lui ha intervistato sono tornate tantissimo sul ruolo importante che ricopre il cinema, la recitazione, la regia, nel caso di Alessandro, in questo momento nella loro vita. Tant'è che poi quando ho finito di ascoltare le interviste e di editare le interviste insieme ad Alessandro, gli ho chiesto, ma questa cosa qui l'abbiamo fatto apposta, lo sapevi o no? E in secondo, com'è stato sentir parlare delle persone che di cinema non si occupano come lavoro principale? Con gli occhi dell'amore con cui ne parlano loro a te nel numero di studio. Com'è stato? Sì, ne abbiamo parlato e abbiamo parlato anche nell'intervista che Federico mi ha fatto all'interno di questo numero di Rivista Studio. È stato molto bello perché era una cosa che in realtà io razionalmente non avevo notato. Me l'ha fatta notare Federico, mi ha detto ma ti sei reso conto che Alessandro Michele e Salmo hanno parlato di cinema molto più di te e molto più di quanto tu avresti voluto, no? E questa era una cosa assolutamente che non era premeditata, è stata una scoperta. E la cosa molto bella di questo processo è proprio che sai, a volte quando le cose ci appartengono iniziano ad essere una routine per noi. E in questo sia Guido che Maurizio possono capirmi in quello che dico, ma anche tutti voi, perché facciamo tutti un lavoro che passa dei momenti molto alti da un punto di vista di entusiasmo ed emotivo e poi piombano a volte in dei momenti di stasi completa, ci si abitua alle cose. Invece sentire parlare un'altra persona di una cosa che ti ha fatto innamorare tanto tempo fa e rivederla attraverso gli occhi di un'altra persona è come se risvegliasse delle cose di quando all'inizio tu vedevi quella roba lì. E per esempio Mauri che è qui, che in questo momento sta affrontando una nuova parte del suo percorso rispetto al progetto con Sky, di Blocco 181, giusto? Dico delle strofe, ok? Giusto. Mi ha parlato di come questa cosa in questo momento stia cambiando la sua visione delle cose, dell'entusiasmo che ha nel farlo e di scoprirlo, e mi ha ricordato quando questa cosa l'ho scoperta io, che è stata una roba che mi ha cambiato completamente la vita, la percezione delle cose. E quindi li ascoltavo veramente ammirato, ammaliato, e è stata un po' una sorta di psicanalisi per me nel ricordarmi
quali erano le cose alle quali mi ero aggrappato quando avevo iniziato a fare questa roba, di quanto sia importante essere curiosi e avere voglia di scoprire delle cose attraverso uno strumento che in questo caso è il cinema, ma per esempio nel caso di Maurizio la musica, nel caso di Guido la finanza, no? E anche nel suo caso è diventato anche il cinema e la televisione, perché voglio dire, tutto il lavoro che abbiamo fatto insieme su Diavoli è qui, è lui fondamentalmente. Quindi è bello che sia un punto, che sia diventato un punto comune tra me e delle persone che stimo tantissimo da un punto di vista professionale, ma anche di affetto. Guido, è così, alla fine il cinema, forse si potrebbe dire più l'arte in generale, diventa un po' il piede perno attorno al quale poi raccontare, magari anche come nel tuo caso, il mondo dell'economia, della finanza, che è un mondo che certo non è così tangente con l'arte. Sì, esattamente, io credo che il cinema sia un ponte, no? Quando tu vuoi arrivare a qualcuno e non ci riesci in altri modi, il cinema ti può aiutare moltissimo perché è tridimensionale, cioè nel cinema tu puoi ascoltare, puoi sentire la musica, puoi vedere e quindi rispetto per esempio anche a un libro ti dà un qualcosa in più, no? E poi è un ponte anche tra generazioni, è un ponte tra linguaggi diversi, è un ponte che se ben sfruttato riesce a portare le tue idee ben al di là di quanto possa riuscirci, non so, un saggio o un articolo di un giornale, per esempio. Quindi è meraviglioso poi ovviamente verticalizzare il tutto, cioè scrivere, fare una sceneggiatura, fare magari ecco, una serie TV o un film. Io credo che i linguaggi oggi siano un po' unici e universali ed è molto molto bello questa, diciamo, contaminazione di uno con l'altro. Sì, poi beh, io sono sempre stato innamorato del cinema, quindi prima ancora che della finanza, quindi per me insomma è un primo amore e non ho nemmeno quel disagio di, avendolo frequentato poco, comunque sia, quel disagio a cui si riferisce Alessandro, cioè che ogni tanto ovviamente il cinema è un up and down costante, quindi a volte ti fa anche, diciamo, ti porta sulle stelle, ma poi a volte c'è un lavoro dietro importantissimo che a volte rischia di essere anche ripetitivo e molto faticoso. Quella parte lì del lavoro l'ho fatta meno, se vuoi, e quindi sono innamorato, insomma, di questa forma di linguaggio. Parlavi di contaminazione, giro questa parola a Salmo, so che ti piace più embrionale in questo momento, però proviamo con contaminazione. Spintere, no? Spinterogeno. No, il termine contaminazione, secondo me, in questo momento soprattutto, ti ha sempre un po' rappresentato, ma sicuramente in questo momento ti rappresenta, cioè in realtà tu hai sempre fatto, tra virgolette, hai sempre masticato del cinema nei video, se vogliamo definirlo una forma d'arte che in qualche modo può avvicinarsi, e in certi casi lo è stato, grandi registi hanno girato, ora abbiamo visto al cinema un film di Alex Infascelli che arriva dal mondo dei video, dei videoclip, quindi tantissimi registi sono usciti da lì. Qual è adesso però la capriola che si deve fare per riuscire a riportare poi lo spirito che tu hai trovato naturalmente in una forma d'arte come la musica né in una serie TV, nel cinema? Beh, sicuramente è diverso fare i videoclip da fare cinema, quindi non è che si parla proprio di cinema, è qualcosa che si avvicina. Quando fai il videoclip stai lì, fai un playback, non è come recitare, avere delle battute. Me ne sto accorgendo ora che sto facendo delle lezioni con il coach. Si avvicina al mondo, ma non è proprio così, quindi ci sono delle difficoltà, cioè è molto più difficile, secondo me. Però ti posso dire che sono veramente curioso di questa cosa qua, di provare a fare cinema, perché come detto prima, ho sempre provato a farlo nei videoclip, però sto cercando di arrivare in fondo e capire veramente come si fa. Ti posso assicurare che è molto difficile, parecchio. Beh, molto difficile. Tendo a fidarmi, cioè mi fido. Sì, speriamo. Sì. Ci fidiamo tutti. Senti, Alessandro,
vedere Guido e Salmo qui, persone appunto con una storia molto diversa, con un modo di esprimersi anche molto diverso, però avendo conosciuto un po' te in questi mesi, ti rappresentano stranamente entrambi tantissimo, no? Tantissimo, sì. E mi viene in mente che, a proposito di tema di incontri, una cosa che ti dice Alessandro Michele nel numero, quando tu gli chiedi qual è stata una costante di questo tuo percorso degli ultimi 5 anni, lui ti dice: ma la cosa che io ho sempre voluto fare e che continuo a voler fare è creare degli incontri, delle relazioni apparentemente impossibili. Per cui ci parlava del fatto che a un certo punto della sua serie con cui ha presentato l'ultima collezione di Gucci c'è tutta una telefonata fra Achille Bonito Oliva e Harry Styles. Sì, ok, sì. Allora lui diceva: per me la cosa fondamentale è che quando tu stai facendo una cosa ci sia sempre il momento in cui arriva qualcuno e rompe tutto, sì, oppure sì, apparentemente sì. Rompe tutto. Mi sembra che il quadretto in cui ci ritroviamo oggi sia questo. Guarda, era una cosa che in realtà prima, insomma, era una cosa che stavo pensando mentre prima li guardavo. Noi viviamo in un paese che tende molto alla ghettizzazione, no? Cioè dove i cantanti sono amici dei cantanti, gli attori sono amici degli attori, gli scrittori degli scrittori. Maurizio e Guido si sono conosciuti in una situazione meravigliosa. Cioè io era notte fonda, eravamo a Milano in tempi di felicità e uscite serali. A un certo punto noi avevamo fatto già 3-4 feste, io e Guido ci eravamo incontrati ad una cena. Chiamo Mauri, dico: dove sei? Guarda, sono a casa con un po' di gente, vieni. E io e Guido venivamo da una situazione di abito scuro e siamo andati a casa di Mauri dove c'erano console aperte, capito? Gente che ballava, c'era un rave. E vedere accoppiate queste due persone, dove c'era Mauri davanti alla console e Guido con un vestito, capito, in abito oscuro che guardava lui che suonava, però mi ha fatto capire che questo è il vero senso di quello che ci può restituire qualunque forma d'arte, no? Cioè che sì, è importante cercare di fare il nostro lavoro nel miglior modo possibile, cercare di comunicare attraverso il nostro mestiere, ma secondo me ha una missione molto più forte, che è quella appunto di unire e di creare questi incontri improbabili di cui parla Alessandro Michele nel numero, cioè creare una situazione dove Salmo, che è un musicista di successo, incontra Guido, che è un uomo di finanza di successo, e hanno un sacco di cose da dirsi, un sacco di cose da imparare l'uno dall'altro, no? E apparentemente potrebbe non essere così. E questo è un po' alla base di uno dei più grossi problemi, secondo me, che ci sono in questo momento storico, che è il rapporto col giudizio. Io ne parlo molto nel numero, di quanto si tenda ad etichettare le persone prima di conoscerle rispetto ad un contesto sociale, no? E quanto ci andiamo a precludere la possibilità di imparare qualcosa dagli altri, invece? Quanto io dico: no, ma da quello io non posso prendere niente, oppure non abbiamo niente da dirci. Io invece a volte ho scoperto delle cose assurde da persone dalle quali pensavo di non poter imparare nulla. E qui c'è un po' il riassunto di questa cosa, e per questo che sono molto felice di vederli qui, di vederli nella rivista e di averli nella mia vita, perché è il senso di quello che potremo riuscire a fare, a parte con i film, a parte con la musica, a parte con Guido, prima con la finanza e poi anche con il cinema, ma per quello che possiamo darci come esseri umani, quello è un po' alla base di tutto. Come Federico sa bene, io sono molto invidioso dell'intervista ad Alessandro Michele, non perché non sia bella quella con Salmo, lo dico perché io lo so, cioè è particolarmente difficile incontrarlo, intervistarlo, parlargli, ha un mondo dentro. Tra le tante cose, lui dice: io ho un rapporto intimo e molto profondo con la bellezza, nel senso che l'ho dovuta cercare anche in posti dove apparentemente non c'era. Ecco, questa cosa qui, cioè del cercare la bellezza, che poi appunto non è una banalità, ma davvero sa nascondersi ovunque, credo che sia poi un po' quello che può unire, il fil rouge che può unire anche questo momento, questo incontro. Assolutamente sì, cioè, nel senso, capisco la tua invidia, perché io ovviamente ho sfruttato la mia amicizia con che non Alessandro. È un'invidia però per la bellezza, ad esempio. No, assolutamente, perché quello ci mancherebbe. Federico ti ha invitato proprio perché sei molto meno bello di me, e quindi per mettermi a mio agio. Cioè c'era una cosa di Alessandro, Alessandro è una persona straordinaria, il successo che ha non è un caso. È uno che tra 40 anni potrò vantarmi di aver conosciuto e frequentato nella mia vita, insomma, come adesso delle persone si vantano di aver conosciuto, che ne so, Karl Lagerfeld 20 anni fa, quella roba lì. È uno che sta facendo questo cretino.
Cioè, uno che ha cambiato le regole del gioco. E questa cosa che dici sulla bellezza è una roba che ha molto a che fare sempre con quella cosa che ti dicevo prima, no? Cioè col giudizio. Il fatto che tu possa andare a ricercare la bellezza ovunque, anche dove apparentemente non c'è, dipende dal fatto di voler scoprire qualcosa che apparentemente sembra non poter celare niente dietro la superficie. E questo riguarda la bellezza, se vogliamo usare questo termine nel suo significato più banale, no? Cioè sei bello, sei brutto. In un momento come questo non si può più decidere chi è bello e chi è brutto. C'è un'oggettività che deve per forza cadere rispetto alla soggettività. Cioè, no? Quando io ero ragazzo, sono cresciuto per strada, Mauri, questo sa che vuol dire, no? Era all'ordine del giorno prendersi per il culo, possiamo dirlo, cioè quella roba di ammazza quanto sei brutto, ammazza quanto è brutta la tua ragazza, ammazza se può guardare. Noi siamo cresciuti con questa roba qui. E io sono assolutamente convinto che questa roba non sia il problema che c'è adesso, perché se ancora queste battute e questo approccio vengono fatti in un contesto che lo permette, dove lo si prende per un gioco, e quindi non, se uno gli dice ammazza quanto sei brutto oggi, tu non torni a casa dicendo Madonna questo mi ha detto che ero brutto, ma tu gli rispondi, gli dice meglio tua madre, quella roba crea un gioco che non sarà mai motivo di scontro e neanche di pregiudizio. Invece se si arriva a parlare di questa roba in un contesto dove la bellezza è alla base di uno scambio, è alla base di un dialogo, e allora è lì che bisogna stare attenti a quello che si dice, a come si dice. Perché io ormai non lo so più quello che per me è bello oppure no, lo scopro sempre nel momento in cui vado incontro a quella cosa lì. E questo vale nel guardare una donna, nel guardare un film, nel guardare un paesaggio, cambio in continuazione. Tutto quello che io vedo devo prima affrontarlo per poi decidere se per me è bello o meno, e soprattutto una volta che l'ho deciso me lo tengo per me. Non è importante che tutto diventi per forza oggetto di discussione, soprattutto in un periodo dove i social sono la feccia più assoluta, no? E dove tutto viene strumentalizzato. Allora è bello mettere alla base di questo una scoperta, una curiosità, per scoprire quello che davvero può interessarci oppure no, o quello che noi reputiamo essere bello o meno, che però non deve essere per forza quello che è bello per Maurizio e quello che è bello per Guido, anzi, molto spesso probabilmente non lo è. E quindi è bello, secondo me, prendere coscienza di questa cosa, ma neanche essere bacchettoni. Io odio il qualunquismo che ci circonda in questo momento, dove tutti hanno un estremo bisogno di dire cose che già sono state dette da qualcun altro. Cioè, ognuno di noi ha le sue idee, l'importante è circondarsi di persone che ci aiutino, come ho fatto io nel mio caso, perché sono stato fortunato, a riflettere sulle robe guardando avanti e non riferendoci a degli status quo precedenti o perché qualcuno l'ha detto prima di noi. Poco tempo fa Gianmaria Tammaro, che è in questo numero, lo ringrazio, e intervista Gina Gardini, fa un'intervista a Gipi, il fumettista. E Gipi in questa intervista dice una cosa meravigliosa. Si batte contro questo concetto di tribalità che in questo momento ha invaso completamente questo periodo storico. Dove, se io ti chiedo un parere su qualcosa, quel parere al 90% non è il tuo. È di qualcuno che te l'ha detto, è della tua famiglia che te l'ha instillato, è colpa tua che non sei andato a vedere se quella roba era vera o falsa. Ecco, questo secondo me è quello che può fare veramente la differenza in un momento come questo. Lo penso davvero. C'è bellezza, Guido, anche nella finanza, e dove? Attenzione, domandone, diamo a schillaci al minuto 24. È il dove, che momento siamo? A 24 e 11 la domanda di Marzullo. Quella è la vera bellezza. Sì, no, nella finanza c'è una... No, c'è una cosa bella nella finanza, il fatto di essere... Cioè un esercizio alla finanza dove tu puoi essere la persona più ricca del mondo, per esempio, ma e se non hai la forza delle tue idee è difficile che tu possa avere ragione. Cioè la finanza in questo è bella. È bella perché se tu hai un'idea e hai ragione... o hai torto, tutto questo è indipendente dal tuo status, è indipendente dal tuo censo, è indipendente da quanti soldi hai. Cioè, tu se sbagli qualcosa, puoi essere anche l'uomo più ricco del mondo, ma c'hai tutti i mercati che ti vengono contro. E se invece indovini qualcosa perché ci hai pensato, perché l'hai analizzato, perché ci hai lavorato per 6 mesi, puoi essere anche l'ultimo degli ultimi, ma magari... fare molto bene. Ti racconto una storia molto divertente che penso che mi sta
seriamente spingendo a cambiare definitivamente lavoro, lasciare la finanza. Io ho conosciuto un ragazzo molto a proposito di bellezza della finanza. No, è perché ho conosciuto, però questa è interessante, perché ho conosciuto questo ragazzo su una cosa puramente intellettuale, che ci eravamo confrontati, stavo scrivendo una cosa su Aaron Schwartz, che è un vecchio pirata della rete, un hacker illuminato, e lui era molto molto molto, era uno schwarziano, questo è uno Schwartz, sostanzialmente era colui il quale diceva che l'informazione deve essere libera, eccetera eccetera, e quindi non c'entrava nulla con la finanza, e mi disse: guarda, ti devi comprare una società, questo era 6-7 anni fa, si chiama Tesla. Io ho fatto tutti i numeri su Tesla e per 4 anni siamo andati avanti, e io gli dicevo: guarda, lascia stare, non mettere i soldi in Tesla, perché non ci farei mai un euro, è un dollaro, perché è una società che vale troppo, le macchine elettriche le faranno poi le grandi industrie, lascia stare Tesla. E lui dice: no, io metto tutti i soldi che guadagno in Tesla. Allora lui ha avuto ragione, ha fatto per 10 e si era formato su Tesla su un forum sul web, dove si incontravano, ecco, si contaminavano più culture diverse. Io invece ero ancora ai vecchi, diciamo, numeri e modelli, e ci siamo incontrati pochissimo tempo fa e insomma mi sono proprio levato il cappello, ho detto: caro Andrea, hai ragione. Lui, ecco, ha fatto il questo, è il bello della finanza. Mentre lui lanciava delle banco, come Kanye West, delle banconote da 500 euro dal balcone. Stupendo. No, ma ci sono tantissime storie così, quella più famosa forse è quella di Nolan Bushnell, no? A cui il creatore di una piccola azienda, anzi inesistente azienda, che si chiamava Apple, andò e gli disse: senti, ti va di darmi ma una cifra tipo $15,000, vado a memoria, ma credo che fosse così, e lui disse: ma anche no, non andrete da nessuna parte, ok? Stacco. Senti. Stacco. Mi viene in mente questo. Di Atari. Mi viene in mente questo. Non ti riprendi più quando ti succede, eh? È definitiva la cosa. Siccome alla fine stiamo un po' parlando, per riassumere male, di cose impossibili che poi diventano reali, no? In qualche modo. Io chiederei a Salmo invece una cosa, visto che lui è esponente di spicco di una scena musicale che ha tutti gli effetti il nuovo mainstream. In Italia lo è diventato, dopo altri paesi, ma ormai lo è anche qui. Tendenzialmente i ragazzini non ascoltano altro. Gli chiederei, uno, quanto se lo sarebbe aspettato, visto che comunque lui nasce outsider, come tutti quelli che hanno iniziato in una certa epoca a fare questa cosa, e B, quanto sei contento che questa cosa sia diventata il nuovo mainstream e quanto invece ti lascia dei dubbi. Allora, guarda, da ragazzino non mi aspettavo assolutamente di riuscire a combinare qualcosa nella vita in generale, non tanto nella musica. A differenza dei ragazzi di ora, degli artisti di ora che sono mainstream, che diventano famosi, io ho avuto stranamente la fortuna di combinare qualcosa di buono con la musica a 27 anni. Okay? Io adesso vedo i ragazzini che diventano famosi a 19-20 anni. Secondo me non è una cosa positiva diventare popolari quando si è troppo giovani. Io ho avuto la fortuna di farlo a 27 anni, quindi mi sono passato tutta quella parte del Vietnam, no? Ho fatto il militare, il Vietnam insieme, e ho passato tutti quegli anni a perdere la speranza, diciamo, ok? A 27 anni mi è arrivato la botta di culo, tra virgolette, ed è successo qualcosa, quindi ti posso assicurare che non me l'aspettavo, anzi pensavo di aver perso il treno completamente. E invece il fatto che il rap sia diventato mainstream, ovviamente è una cosa positiva, secondo me, perché io ho vissuto anche la parte degli anni 90, di quando ero ragazzino, dove il rap era una cosa di nicchia. Io l'ho vissuta in Sardegna, Olbia, che è la città più punk rock metal che esista in Italia, probabilmente. Eravamo in quattro a fare hip hop, quindi abbiamo preso calci nel culo, te lo posso assicurare. Ci hanno preso a schiaffi. Perché immaginati, in una città di punk c'erano quattro ragazzini vestiti larghi che facevano hip hop, era una cosa assurda. Quindi il fatto di vedere questo genere di musica che diventa popolare è ovviamente una bella cosa. Ovviamente ci sono i pro e i contro. E il contro è che questo genere per il 90% è ascoltato da ragazzini. Quindi avere 36 anni e scrivere
scrivere rap in Italia ora, essere ascoltato, vabbè, ovviamente i miei fan non sono tutti ragazzini, sono cresciuti ovviamente, quindi. Però la buona, una buona percentuale alta sono Alessandro, ragazzini. Alessandro è cresciuto. Sì, vabbè, Alessandro è anche più piccolo di me, giusto? Sì, e tra l'altro sono un grandissimo rapper anch'io. Certo, sì, ne abbiamo avuto una prova. E era un periodo stavo pensando proprio di scambiarci di ruolo. Beh, io faccio l'attore e lui fa le canzoni. Capito? Possiamo... E tu, questa è una cosa che noi diciamo, ma pensa quanto sarebbe fico. Cioè, sarebbe pensa figo. Che bello. Poi io ti ho, ti ho sentito anche cantare, sei pure forte. Sei pure bravo. Sei intonato, che, aspetta, vabbè, come aspetta, che cantava? Che cantava? Io sono molto bravo nel gospel. Tipo, no, sa suonare anche la chitarra, cappella. Però suonare la chitarra. Sì, 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 mi diverto. Poi sarà bello quando tu dovrai invece andare nella vita di Guido, Guido nella tua. Ma quello sarà un po' più difficile. Quello sarà per lui sarà più facile, probabilmente. Mannaggia. No, comunque, tornando al discorso del mainstream, è un discorso particolare. Cioè, adesso ancora la gente, immaginati che ha il concetto del mainstream e della musica commerciale come la si aveva 10 anni fa. 20 anni fa. Invece non è più così, perché ti posso assicurare che attualmente non puoi definire una cosa commerciale perché non c'è il commercio. Nel senso, non come fai a dire questa cosa, questa canzone è commerciale, ma in realtà se ci pensate la musica ora è gratis, è quasi totalmente gratis. Se tu davvero fai un calcolo, per te prima spendevamo davvero 14 euro, 15 euro per comprare un disco. Un solo disco, ok? Adesso spendiamo 9 euro al mese per sentire tutta la musica che ci pare. Molti hanno anche Spotify craccato, per dirti. Se fai un calcolo, il guadagno è veramente poco. Quando gli artisti dicono, ho fatto il disco d'oro, il disco di platino, molte volte lo faccio anche io. Anzi, l'ho scritto da poco su Instagram. È realmente come tornare a casa e portarti la coppa e la medaglia, capito? Alla tua tipa dici, guarda, ho vinto la coppa e la medaglia, però... I soldi, cioè, il guadagno non è come prima, cioè se si parla davvero di un bilancio si parla di... Ciao bro, okay. Cioè si parla veramente di... ecco c'è in studio. Cioè se prima il rapporto musica venduta e live era così, adesso davvero si parla di un rapporto così, raga. Cioè la musica sta diventando un incentivo per il live. Ok, io produco della buona musica, la metto in giro, tu impari le canzoni e vieni a vederti il live. Il live è l'unica fonte di guadagno reale. Posso dire una cosa? Cioè, poi tra l'altro, oltre che essere l'ultima fonte di guadagno, però, o per colpa o grazie a questo sistema, funziona anche che quelli che sono poi bravi davvero fanno i numeri ai live, mentre quelli che funzionano solo su Spotify, ai live ci vanno 5 persone, no? Quindi è tipo una sorta di selezione naturale, crea, no? Che dovresti capire che quello è il meccanismo, diciamo, no? Sì, però questa cosa mi interessa, mi aggancio, perché poi tutto è partito quando alla fine degli anni 90 due ragazzini in realtà si inventano una cosa che si chiama Napster. Che spacca totalmente, cioè lì sì, chi diciamo ha avuto l'intuizione di capire che tutto era finito e che, o meglio, che qualcosa stava per ricominciare, lì si è capito. Ecco, in realtà in questo, Guido, mi interessa anche la tua opinione. Nessun mercato è cristallizzato per sempre, cioè era in qualche modo prevedibile che anche il mercato musicale, che si era sempre basato su io sono un artista, faccio un disco, vendo il disco, prendo i soldi dal disco e poi è vero, faccio anche i live, perché sono sempre esistiti anche i live, no? Però quello si parlava delle vendite dei, certo, dischi, no? Cioè anche quel mercato è stato completamente rivoluzionato alla fine da delle persone. Sì, guarda, io credo che la tecnologia sia sempre disintermediante e purtroppo senza regole è polarizzante, cioè la tecnologia è sempre, è un mezzo molto particolare, nel senso che può essere usato in un modo, può essere progresso per tutti e pari opportunità per tutti.
credo che abbia preso però tendenzialmente un verso diverso, cioè è diventata una polarizzazione. Oggi credo per la prima volta che ci sia un pochino una sorta di difesa. Io condivido moltissimo quello che dice Sammo, è una battaglia che io faccio da sempre, quella delle regole, un po' come quando trovarono il petrolio in America e tu andavi in campo, scavavi un pozzo e tiravi fuori il petrolio e quel campo era di nessuno praticamente. E un po' è quello che ha fatto la rete e quello che ha fatto la tecnologia, cioè ha estratto talento all'inizio purtroppo senza pagare nessuno. Oggi si stanno mettendo un po' di regole, però rimane sempre polarizzante, perché è vero che tu oggi puoi arrivare a tutti, ma è anche vero che se tu sei un artista metti di nicchia rischi veramente di non fare nemmeno quei live che ti consentono, diciamo, di sopravvivere. L'errore fu fatto tanto tempo fa e fu un errore che oggi ancora noi un po' paghiamo, perché se da un lato tu hai reso possibile a tutti ascoltare una musica semi gratis, quasi gratis, e quindi diciamo impoverisci molto il talento, dall'altro in altri campi lavori per non distribuire le informazioni a tutti. Pensa alla ricerca, alle università, tutta la produzione universitaria ormai è diventata tutta quanta a pagamento, mentre prima tu producevi qualcosa da una ricerca universitaria e pagavi solo la spedizione e la carta, perché erano costi vivi che l'università ti doveva far pagare, e c'erano degli editori che praticamente vendevano le ricerche universitarie e te le facevano pagare il valore della carta, della stampa e della spedizione. Oggi quel valore lì non esiste più, perché tu puoi mandare una mail e paghi 4-5 volte di più quella produzione di informazione, a volte addirittura 10 volte di più quello che pagavi negli anni 90-80. Quindi purtroppo la tecnologia è una brutta bestia. La nuova generazione di politici, regolatori, dovranno mettere mano sicuramente a questo. Secondo me questo è diventato un'urgenza, altrimenti disperdiamo il talento, che è la cosa più bella che abbiamo. Adesso direi che è il mio momento di fare la domanda da prima serata. L'hai fatto vai, tu prima. Vai. No, non lo chiedo a loro, perché magari non hanno la risposta preparata, ma tu so che okay. Ce l'hai, perché mi hai risposto nel numero. Dato che parliamo di incontri, qual è, se devi scegliere un incontro fra i tantissimi che ti hanno cambiato veramente la vita, quale scegli? Cioè, senza citare i presenti, dico. Senza citare me, Omar, Guido e Salmo. Ma guarda, potrei provare a inventarmene un altro rispetto a quello che ti ho risposto. Invece, non sarebbe male, no? Invece dirò quei due. No, ho risposto così, ho detto che da un punto di vista, prima pensavo soltanto professionale, invece poi nel corso degli anni mi sono reso conto che è stato quasi più umano. Il mio incontro con Claudio Caligari ha completamente cambiato la mia visione delle cose, sia dell'importanza di comunicare, dell'importanza di raccontare delle storie, di quale sia l'approccio giusto per farlo, rispetto alla necessità di voler portare con uno strumento che è il cinema un racconto a qualcun altro, che è una cosa meravigliosa, molto romantica, che ultimamente abbiamo un po' perso. E quindi Claudio mi ha insegnato tantissimo senza saperlo, tra l'altro. Quella è una cosa meravigliosa, no? I viveri, quando tu hai una persona che tu chiami maestro, e appunto adesso sto qui a parlartene, ma lui non aveva assolutamente idea che ci stesse insegnando qualcosa, vuol dire che sei, no? Uso questa parola che piace tanto a Guido e che piace tanto anche a me, che è illuminato, cioè che è una roba proprio che va oltre, che non è adesso ragazzi mettete seduto che ti insegno qualcosa, ma è io vivo la mia vita e ci sono delle persone che sono qui appese perché prendono spunti per la loro in continuazione. E poi ho detto c'è stato quello che è a tutti gli effetti quello più importante della mia vita di incontro, che è quello con i miei genitori, il giorno in cui sono uscito dalla pancia di mia madre, perché i miei genitori mi hanno formato in una maniera tale da potermi permettere di sbagliare tantissimo. Mi hanno sempre fatto sbagliare tantissimo, in una maniera estremamente intelligente, molto aperta, molto limpida, sgridandomi quando era giusto sgridarmi, ma mandandomi anche incontro a dei fallimenti a volte per prendere da lì l'insegnamento sulla mia pelle, non su appunto quel concetto tribale di cui ti parlavo. Quindi io e i miei genitori abbiamo avuto ideali e idee differenti per molti anni, per molte cose. Abbiamo discusso, abbiamo litigato, no? E se li vedo adesso,
È quasi come se, sai, quando tu, quando sei un ragazzino, cerchi di voler diventare come i tuoi genitori. Io ho sempre voluto essere mio padre è il mio, mio più grande punto di riferimento da sempre. È come se poi, andando avanti, fossero i tuoi genitori che cercano di avvicinarsi a te. E questa è una roba che io ho sentito molto con loro. E adesso, a forza di ricorrerci, siamo diventati una cosa sola. Ed è molto bello, no? Sapere che quell'incontro, appunto, che ti hanno regalato è stato quello che prima di tutti ti ha formato. Poi tutte le persone che transitano nella nostra vita, almeno nella mia, l'hanno arricchita in una maniera incredibile. Quindi è stato Claudio, ma è stato l'incontro con Mauri, l'incontro con Guido, l'incontro con voi. Esco da questa roba anche tra mezz'ora con altre informazioni da poter lavorare per il mio futuro. Quindi c'è tanta roba da vedere e da ascoltare. Però di base, insomma, quella con Claudio e quella con Rossella e Silvano sono stati i più importanti della mia vita. E, Salmo, un incontro. Qual è l'incontro che... Difficile, eh? Ma non dico che ti ha cambiato la vita, dai. Guarda, uno in particolare probabilmente non c'è. Sicuramente tante persone hanno contribuito a qualcosa, sia nella musica che nella vita in generale. I musicisti con cui ho suonato, le persone che ho incontrato in ogni settore. Io ho bisogno sempre di input, questo è sicuro. Ho bisogno di conoscere delle persone, di stare in studio con delle persone di cui mi fido. Non mi chiudo mai a riccio, cerco sempre di ascoltare tutti e di prendere esempio da tutti, imparare qualcosa. Ovviamente anche se esco da qua e vado a prendere un caffè, incontro una persona che dice una cosa, potrebbe insegnarmi qualcosa. Quindi non c'è una persona in particolare, ce ne sono tante e ogni giorno ce n'è qualcuno. Guido. Però qualcuno che mi ha proprio cambiato la vita, no, non c'è. Probabilmente non c'è una in particolare. Guido, a parte continuare a sognare Elon Musk tutte le notti, c'è invece un tuo incontro particolare? Difficile. Ma guarda, io ti vorrei dire, devo dire quello con mia moglie, Caterina, che poi è diventata mia moglie, perché mi aveva, diciamo, raccolto, direi così, proprio raccolto in un momento molto particolare della mia vita. E quindi quello sicuramente mi ha cambiato la vita. Però voglio ricordare anche un altro incontro molto emozionante. Io lavoravo in un centro di accoglienza sotto la stazione centrale a Milano, tenuto da un frate che si chiama Frate Lettore. E Frate Lettore, insomma, passai con lui molto tempo. Poi un giorno mi fece inginocchiare, mi raccomandò la Madonna e quasi mi congedò. Io non capivo mai perché. In realtà lo capii dopo, perché poi il giorno dopo ricevetti una proposta di lavoro che non potevo rifiutare a Londra. Partii in fretta e furia, perché in finanza funziona così che se tu ti dimetti, cioè vai via in un'ora, devi stare fuori dall'ufficio, scatoloni pronti e via. E Frate Lettore, devo dire che mi emoziono anche adesso quando ne parlo. Sì, è stato un ponte tra me e qualcos'altro, insomma, che non dimenticherò mai, quello proprio non dimenticherò mai. Bello. Io, siamo quasi in chiusura di questo nostro incontro, chiederei ad Alessandro, siccome Omar, noi siamo colleghi, ho scoperto in Alessandro Borghi un intervistatore pazzesco, cioè tu dici l'intervista Alessandro Michele e tutto, poi quando io mi sono riletto le trascrizioni dell'intervista ho detto però le domande sono giuste, ma soprattutto ovviamente perché sia Salmo che Alessandro Michele sono amici suoi, gli hanno detto delle cose che a noi non avrebbero detto mai e quindi mi ha fatto anche interrogare su quale sia oggi il nostro ruolo. Però poi dall'altro lato mi interessa sapere da Alessandro se quanto gli è piaciuto fare le interviste, fare questa cosa che è diversa da quello che fai di solito, e perché. Così chiudiamo anche con uno spot per i magazine. Allora guarda, non è stato soltanto divertente, è proprio stato il mio passatempo preferito di questi mesi, attraverso il quale ho potuto sperimentare un sacco di domande che mi facevo, che facevo a me stesso da un sacco di tempo. Mettere sulla squadra è stato bellissimo, sapevo che avrei potuto coinvolgere un sacco di persone che avevo voglia di intervistare, no? Perché quando parli sul divano di casa è una roba, quando poi sei costretto a fare delle domande o a rispondere a delle domande sapendo che finiranno su carta è un'altra situazione, quindi era importante per me riuscire a portare tutti in una situazione di agio completo per essere liberi. Mi ero promesso e avevo promesso alle persone intervistate una cosa, ho detto vi prometto che non vi farò nessuna domanda che già vanno fatto, perché come ti dicevo prima, io
soffro tantissimo questa cosa. Ci sono dei momenti dove mi sembra che mi vengono fatte sempre le stesse domande e quando devi rispondere pensi alla persona che ti sta ascoltando dall'altra parte che starà dicendo ammazza che palle, queste sono sempre le stesse cose, dici, perché probabilmente ti fanno sempre le stesse domande. E quindi io poi che sono uno che si fa già di per sé molte domande, sono della vergine, nell'essenza dell'essere vergine, sono un maniaco del controllo, voglio sempre essere sicuro di comunicare in una certa maniera, quindi quando quella cosa mi sfugge di mano vado un po' nel panico, dico no, cioè mi fa male quella roba lì, quando non c'è l'ottimizzazione di qualcosa. E allora appoggiandomi a Rivista Studio, che già era una rivista che faceva una tipologia di comunicazione che a me piaceva molto, ho sfruttato questa opportunità per appunto coinvolgere persone a cui volevo molto bene, ma che stimavo anche molto. Che è una roba che se ci pensi, ne parlo all'interno del numero, dico, una volta con la mia fidanzata ci siamo chiesti se noi non ci fossimo stimati da un punto di vista professionale, saremmo riusciti ad innamorarci l'uno dell'altra? No? Cioè, quanto conta avere una stima di una persona da un punto di vista umano, a prescindere da quello che poi invece può nascere in qualunque situazione? Non ci siamo dati una risposta, mai, però poi mi sono reso conto che la maggior parte delle persone che fanno parte della mia vita e cui voglio davvero molto bene, sono persone che io stimo incredibilmente da un punto di vista professionale ed umano. Cioè la stima è una roba che ci mette tantissimo a maturare e un secondo a distruggersi, no? E quindi è una roba a quale io tendo a dare sempre una cura particolare nei confronti dei miei amici di sempre, che sono sempre gli stessi, cioè quelli con cui vado in vacanza sono gli stessi di 15 anni fa e non cambieranno mai. Però ecco, sapere che vengo a Milano e avere una voglia incredibile di vedere Maurizio, di vedere Guido quando ci sta, cioè è una cosa molto bella, avere la necessità di condividere delle cose con delle persone e mettere le loro parole lì dentro è stata una roba estremamente divertente, perché era una cosa che io pensavo, uno, di non saper fare. Quindi come tutte le cose che diventano, uso questa parola americana molto figa che è challenging, allora diventa una sfida e diventa bello sfidarsi da soli. Sfidante, segna sfidante, Mauri. Sfida. Sfiderogeno. Esatto. E quindi è stato bello. E poi fatalità appunto è capitato in un momento molto particolare, cioè molto storico, molto particolare, dove sì è vero che avrei preferito incontrarli tutti dal vivo, ma dall'altra parte sono stato chiuso a casa e mi sono dedicato a quella roba mandandomi 47 messaggi al giorno con Federico, che è stato veramente una grandissima spalla per fare questa roba. Siamo proprio stati fianco a fianco per 2 mesi e quello che è venuto fuori penso sia una cosa molto bella. C'è un'ultima cosa, poi ci salutiamo, che continuo sempre a chiedermi: quanti chili hai perso? Questo è un bastardo. Sai perché l'ha fatto? Ho detto, mi chiedono sempre quanti chili ho perso per fare Stefano Cucchi. E sapevo che l'avrebbe fatto. La classica domanda. Sì. Forse Mauri lo sa. Perché ormai... No. 25 chili. Un po' meno 20. Però grazie per averlo chiesto. Lo so. Lo so che ti avrebbe fatto piacere e te l'ho chiesto apposta. Grazie a Guido Brera, grazie a Salmo, grazie a Mauri. Grazie. E soprattutto grazie. Ad Alessandro Borghi, grazie, e vi aspettiamo sul numero di grazie studio. Grazie a tutti, grazie a Rivista Studio. Grazie ragazzi, grazie a voi.